persone irresponsabili, diciamo così, quelli che disprezzano le regole, che non sanno stare nella società, insomma, persone che non sono allineate, diciamo così, a un contesto di vita sociale adeguato, sono persone eccessivamente trasgressive, che vivono un po' ai margini, tra virgolette, della società. Ecco, tutta un'altra, questa pletora di persone, sono tutte persone che anche queste te devi togliere dai piedi, te devi togliere dai piedi perché rischiano di trascinarti, persone che hanno degli eccessi, che bevono ad esempio, che usano sostanze. Quando trovi un etilista, mandalo a stendere perché ho un tossico, diciamo così, mandalo a stendere perché molte persone che si agganciano su quelle donne, che si agganciano su uomini di questo tipo, finiscono loro per cadere nel loro dramma piuttosto che tirare fuori l'altro. Cioè, il Dio ti salverò non funziona. Ognuno si deve salvare da solo, se non si salva da solo non c'è verso, il libero arbitrio è un po' quello, cioè questo è. Poi ci sono le persone bugiarde, ecco, le persone bugiarde, anche qua ci vuole poco a capire se una persona è bugiarda o non lo è, non è che ci vuole molto a capirlo, però diciamo le persone bugiarde in realtà non ti danno nulla. E ti tolgono, quindi accontentarsi, tra virgolette, talvolta di una facciata, perché il bugiardo ti fa vedere una facciata perfetta, però poi dentro in realtà ti fa vivere un inferno, per cui anche questo, toglierlo dai piedi, è fondamentale. Poi ovviamente un'altra categoria di uomini è il mammone. Il mammone è una tra le categorie più subdole, se vogliamo, perché all'inizio, diciamo, ispira tenerezza, soprattutto nella prima fase, però quando tu ti poi vai a scontrare, diciamo così, con la madre, con sua madre, da quel punto di vista lì in poi non hai più possibilità di venire fuori, perché verrai sempre comparata in modo fallimentare alla madre, cioè la madre diventerà il fare illuminante, lui non potrà, diciamo, ti confronterà in tutto, ti dirà: ma mia mamma fa cos'ha, mia mamma fa così, mia mamma ha detto che, mia mamma vorrebbe questo, mia mamma vorrebbe quello, quindi la mamma diventa veramente il punto di riferimento. E tu se ti lasci, come dire, invischiare, diciamo così, in queste situazioni, ce l'hai, quindi mandala a cagare. Poi ovviamente non ho accennato alle persone violente, le persone violente questo non va neanche detto, cioè lo sottolineo giusto per dirlo, però se un uomo manifesta una qualunque forma di violenza non devi prendere in considerazione, cioè non devi giustificare assolutamente, no? Perché, ma anche violenza verbale, anche violenza di diversa natura, quindi questo è da tenere presente che sono persone che vanno eliminate completamente dalla propria vita, vanno eliminate totalmente dalla propria vita perché se te le tieni non hai nulla che fare, cioè non riesci a fare nulla con questa tipologia di persone. Nel momento in cui tu hai a che fare con una persona violenta, questa violenza crescerà se l'accetti. Quindi mai accettare violenza, mandarli subito a stendere, ma subito, rapidamente, ma anche brutalmente proprio. E poi, vabbè, l'ultima categoria sono le persone estremamente egoiste. In realtà qua poi dipende dal tipo di rapporto di coppia che uno vuole avere, cioè perché diciamo, se uno vuole avere un rapporto di coppia basato su creare, ad esempio, una famiglia, creare qualcosa, allora è necessario che l'egoismo non ci sia. È necessario, purtroppo, diciamo per fortuna, non so, plasmare un po' i propri interessi e renderli, diciamo, mediarli con l'interesse degli altri. Se invece uno vuole un rapporto, e quindi l'egoista è quello che invece vuole che tu ti medi su, che l'altra persona si media sui suoi e lui se ne fotte, diciamo così, e questo è l'egoismo. Se invece uno gestisce una relazione di coppia in cui